Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati nel nostro penultimo Vlogmas. Oh mio Dio, non so voi, ma è assurdo come passi il tempo. Ve lo ripeto, dal primo Vlogmas probabilmente. In ogni caso, io oggi sono entrata nello spirito proprio del Grinch al massimo, mi sono messa il mio pigiamino. Guardate quanto è bello, tutto peluscioso. Ma la parte migliore è tutto il pigiama con scritto Grinch e le mie ciabattelle, insomma. Qui abbiamo il cagnolino. È vero, mami? Ho parlato col veterinario, mi ha detto di dargli questo qui. Mi ha detto prima pesala, quindi l'ho pesata e Gwenda è tipo sui 3,6 kg, quindi mi ha detto di darle 4 ml. Il problema è che gliel'ho dato e mi è scoppiato tutto in faccia. Cioè, raga, era da riprendere. È stato assurdo. Ce l'avevo tutto sull'occhiale, tutto su uno, tutto sui capelli. E vabbè, sparso in giro per la camera. Un disastro, però l'ha preso. Sembra abbastanza normale come sempre. Io sono arrivata a vedere Harry Potter e i doni della morte parte prima. L'inizio è sconvolgente, ho già pianto tipo 6 volte. Poi sono le 11, io alle 11:30 ho prenotato il ticket per le poste. Devo andare a fare una cosina, è vero. Dopodiché passo ad Ikea, finalmente spero di riuscirci ad andare. E basta, in realtà per stamattina è tutto. Bloccati nel traffico, stiamo andando a 2 all'ora, altrimenti non vi avrei mai ripreso, non vi preoccupate. Questo è il massimo a cui posso auspicare. Eccoci qua, a 2 proprio. Non avevo minimamente calcolato che oggi è il primo giorno di vacanza, chiamiamolo così, per molte persone, essendo il 23, quindi magari stanno partendo, si stanno mettendo in macchina, finalmente si vanno a divertire, insomma. Il raccordo verso Anagnina, dove c'è Ikea, è praticamente una delle strade per andare, quindi fantastico. Sono bloccata da 20 minuti, spero di arrivare. Sono fame che mi sembrano non 2, non 3, ma 4, quindi fantastico. Arrivata! Eccoli, ragazzi, li ho trovati. Devo solo capire quanti sono. Ah, 26. Che alla fine ne ho preso uno solo perché ho pensato che poi ci saranno anche altre cose. E adesso devo passare al centro commerciale invece a prendere altre robine che mi servono. Piccola sosta al King Drive. Mi sono preso un paninetto, sempre di quelli piccoli da 1 euro, dove toglierò una fetta di pane, quindi la mia bruschetta di hamburger sostanzialmente. Così dopo finisco di fare i miei giri, torno a casa, monto il vlogmas e l'organizzazione è completa, non devo pensare al pranzo, anche se ho paura di dover pensare invece a quello dei miei genitori e di mia sorella. Che mia sorella, ragazza, cucina, ci prova, ma ho paura di prendere un'intossicazione alimentare ogni volta che lo fa, quindi diciamo che ha bisogno della supervisione ancora. In ogni caso, sono appena passata vicino al centro commerciale. Non so se alla fine ci andrò o se cambierò i miei piani, i miei giri, perché dico solo che la fila per entrare arrivava fino alla strada. Ragazzi, anche oggi mi sono scordata di aprire la casellina del 23 del calendario di NYX con voi. Comunque, ho provato questi glitter, metto qui davanti la finestra. Questi meritano, mi piacciono tantissimo. Sono i Glitter Brilliance. Questo qua è la colorazione 08 Bronze. Sono stupendi questi qua di NYX. E vi faccio vedere nel mio cassettino dei glitter, a parte le mie palettine, che tra l'altro PS trovate sempre sul sito di Cosmify. Qui ho tutti gli altri glitter di NYX e se non sbaglio, ecco, l'ho preso proprio al primo colpo, io li ho già i bronze, quindi questi verranno regalati, però sono bellissimi. Allora, stavo per passare l'aspirapolvere perché mia sorella perde i capelli peggio di non so che, quindi con questa nuova aspirapolverina qua. Oddio, oddio. No, vabbè, ho fatto cascare i chiodi. Si è messa paura. Amore, che hai preso? Oh, Mister Pecorella! Comunque, io non ho mai visto un cane di 10 anni che gioca ancora con i pupazzetti. Cioè, è una ragazzina, peggio di me. Prendila! Prendila! Però non ha ancora imparato sta cosa del prendila. Beh, adesso passo l'aspirapolvere, così faccio sentire Gwenda che casino che fa. Lo si inserisce. Ecco Gwenda che comincia ad abbaiare. Non è neanche accesa, eh! Gwenda, è spenta! Oh! Guardate adesso che accendo. Via! Togliti! Ma si può? Secondo voi si può? Sì,
si può passare l'aspirapolvere con te che rompi così? Ho passato su tutto il piano, almeno adesso sto tranquilla. Mi rimetto qua a sedere. Ma il film è quasi finito, manca questo pezzettino. Tanto mi sto sentendo sempre con la signora del Chihuahua. Perché ragazzi, io ero convintissima che Santo Stefano fosse il 27, non il 26. Quindi avevo detto un giorno per un altro, un casino. Stiamo rimettendo d'accordo. E basta, adesso mi spengo per un'oretta. Comunque io la devo smettere di guardare questi film, perché io riesco a piangere con qualsiasi cosa. C'è la scena di Dobby nel primo dei Doni della Morte, mi toglie la vita, raga. Mi toglie la vita. Ho appena completato tutto il mio rewatch di Harry Potter. Comunque più lo guardo più ogni volta è peggio, cioè mi escono più lacrime, valanghe. Proprio ho finito adesso di dileguarmi in una valle di fiumi di lacrime, cioè una cosa proprio assurda. L'ultima scena, mamma mia ragazzi, io me la ricordo ancora quando sono andata a vederla al cinema, stavo male psicologicamente. Comunque adesso cosa sto facendo? Sono passata a vedere il Grinch, perché adesso vi faccio vedere. Ah no, ve l'ho fatto vedere prima il mio pigiamone del Grinch. Adesso vi faccio la doccia e me lo metto, così nel mentre che lo guardo sarò anche nel mood. Domani è la vigilia, non avrò tempo di vederlo, quindi devo farlo oggi. Oh ragazzi, è vacanza anche per me d'altronde. Diciamo che mi sono presa una settimanella non stop quasi, perché comunque i vlogmas eccoli devo comunque fare ed editare, anche se questo è il penultimo. Spero di avere qualche contenuto almeno per Instagram. In realtà volevo farne uno per Capodanno, perché poi la Christmas month su Instagram è terminata. Ne volevo fare un altro proprio da pubblicare il 24 o il 25. Non credo molta gente sia attaccata al telefono a mettere like, a commentare, ma anche solo a vederla. Quindi cioè, sì, mi avrebbe senso così ipoteticamente, ma poi quanto mi convenga in termini di tempistiche, ecco, non ce la faccio. A parte questo, si sono fatte le 6:25. Sapete cosa? Non vedo l'ora di fare la doccia per provare il nuovo bagno doccia di Hello Body della linea Coco, che dovrebbe essere una figata. Io adoro quella all'aloe, perché ho la pelle secca, ho la pelle un po' sensibile, quindi quello è una mano santa. Vedo l'ora di provare quello nuovo. Ok ragazzi, mi sento ufficialmente male. Avete presente stamattina che vi ho detto ho cercato di dare il Drontal a Gwenda e mi è scoppiato in faccia? Ecco, adesso mi sono girati, pensavo di aver pulito tutto ma non avevo calcolato la porta. Sembra che io abbia ucciso una fatina dal sangue rosa, perché questa sostanzina è rosa. Cioè raga, sto male. Il bello è che si sarà seccata. Sì. No. Oddio, mi è rimasta in mano. Ma per fortuna che non è schizzata sui DVD. Ed eccomi qui ragazzi, dopo la doccia, skincare fatta, super grinciosa. Sto finendo tra l'altro di vedere il Grinch proprio al PC. Nel mentre sto finendo anche di fare i pacchettini regalo da dare domani. Ho esattamente due cugine che si truccano, mettiamolo in questo modo. Più farò un pacchettino per mia nipote, che insomma ci gioca con i trucchi, quindi le do tipo una di quelle trousse che hanno un po' di tutto dentro. Quindi anche questa giornata è giunta al termine. Io spero vi abbia fatto piacere stare con me oggi. Domani appunto is the last one, è l'ultimo. Già ho un pochino di nostalgia. Detto ciò, io vi do la buonanotte, o comunque insomma quando starete guardando questo video, e ci vediamo domani.